Linea diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Come vedete, in studio con noi oggi abbiamo il dottor Paolo Mizzolo, veterinario, e con lui appunto parliamo dei nostri amici a quattro zampe, dei nostri gatti, ma non solo, perché insomma il mondo animale è abbastanza vasto, quindi il veterinario risponde. Ricordo, siamo in diretta, se volete chiamate al numero in sovraimpressione oppure mandate un'email come hanno già fatto tanti telespettatori. Dottore, partiamo. Vai. Al volo così. Allora, i polpastelli del mio cane, un barboncino di 10 anni, si stanno screpolando. A cosa è dovuta questa cosa e cosa posso fare? È Serena d'Arezzo. Allora, si screpola anche al mio, devo dire. Con questa temperatura, con questo freddo, specialmente negli ultimi giorni, è chiaro che i polpastrelli sono una parte estremamente sensibile, estremamente delicata. Sono dei calli, ma con un cambiamento di temperatura, con il freddo, con l'acqua, possono subire dei cambiamenti, per cui si possono screpolare. Ma l'importante è cosa fare, è proprio quello. Bisogna cercare di ammorbidirli, sembra strano, ma è così, nel senso che un polpastrello morbido riesce ad adattarsi al terreno e quindi riesce in qualche modo a non subire un trauma di rottura che non, perché il problema sono le ferite, cioè sono proprio il callo che si rompe, sì. Mentre rendendolo morbido è elastico e non si rompe. Delle creme quelle nostre che la Nivea penso le mani. Assolutamente sì, delle creme nutrienti in modo che il callo rimanga non duro, perché duro non vuol dire non fragile, ma elastico in modo che possa andare avanti. Ma sentono bene. Dolore quando si rompe? Non glielo chiedo. Mai provato a un cane che dorme a fare un dispettuccio? Io col mio cane qualche volta lo faccio. Allora, il cane dorme, basta toccare con un dito fa subito così. Quindi, quanto saranno sensibili? Quindi gli fanno male se si rompono? Porca miseria, tantissimo, tantissimo. È proprio una parte sensibilissima. Fa parte proprio delle cose che riescono a capire dell'ambiente. Il camminare sopra. Estremamente sensibile. Visto che non hanno inventato le scarpe, quindi mettiamo la crema. Stasera lo faccio. Siamo in diretta, chiamate se avete qualche problematica per del vostro amico a quattro zampe, oppure se volete fare domande anche che non sta bene, perché in questo periodo si ammalano come mal di gola e in tutto. In questo periodo facciamo stare subito tranquilli. Qual è in questo momento il virus che c'è in giro? Che ne so? Il virus è stranamente, o forse neanche tanto stranamente, ce ne sono due. O meglio, uno che dà due sintomatologie: la sintomatologia gastroenterica, quindi problemi di diarrea, e la sintomatologia respiratoria, prime vie respiratorie, rinotracheite. Quindi i cani, ma anche i gatti, però più i cani in questo momento, diarrea e tosse. Diarrea e tosse? Sì. E quindi insomma andare dal veterinario, correre? Sì, assolutamente, perché se si... C'è una chiamata. Aspetti, pronto? Pronto, sì, buonasera. Buonasera, prego, faccia pure la domanda al dottor Mizzolo. Sì, grazie. Allora, io possiedo un pastore tedesco che ha circa 8 mesi. Sì. E mi hanno detto che ha la displasia. Sì. Vorrei avere qualche informazione su se posso fare qualcosa o che... Ho capito. Di più, un pastore tedesco di 8 mesi, un maschio. Di 8 mesi. Un marchietto, sì. Va bene, sì, allora rispondo subito. La displasia, io penso che il nostro ascoltatore si riferisca alla displasia coxofemorale. Che cos'è la displasia coxofemorale? È il femore che si articola nel bacino, sì, in maniera non perfetta, cioè questo femore che dovrebbe avere proprio un'articolazione perfetta, cioè proprio come dire, senza spazi residuali di movimento, si articola male. E purtroppo, l'ascoltatore l'ha detto, si manifesta intorno ai 7, 8, 10 mesi. Ecco. È un problema perché è genetico. Quindi viene dai genitori. E non si riesce a scoprire prima di quell'età lì, perché l'ossificazione ancora non è completa, certo, e quindi la sintomatologia non è evidente. In che cosa consiste la sintomatologia? Nello zoppicare. Piccolino. Sì, si vedono questi cani. Il pastore tedesco poi tra l'altro è una razza abbastanza predisposta a questo tipo di problemi. Anche da adulti può venire questa problematica, sì. Molto più anziani, no? No, quelle sono altri tipi di problematiche. Ah. La displasia viene fuori proprio intorno, diciamo, dagli 8 ai 10 mesi. Comincia con uno zoppicando, mettono gli arti in maniera non corretta e quindi facendo una lastra adeguatamente si vede. E che si fa?
Un bel problema. Per prima cosa vanno purtroppo esclusi dalla riproduzione questi animali, perché riportano il... la problematica nei figli. Assolutamente sì. Mm. E quindi bisogna escluderli, anche se hanno certificato, purtroppo a volte tocca escluderli proprio dalla riproduzione. E cosa si può fare? Ci sono due tipi di intervento che però a mio avviso non risolvono in maniera completa e totale il problema. Meglio non avere, cioè meglio essere fortunati che il nostro cane non abbia questo tipo di problema, perché insomma, quindi anche non, perché non poi con l'andare dell'età si possono venire fuori dei problemi di artrosi, di artrite, di dolorabilità, e un cane anziano con displasia... E quindi meglio non toccarlo, dice lei, non lo so. Ma dipende naturalmente dal grado di displasia, cioè dalla gravità della malattia. Si possono fare degli interventi chirurgici, ma pensare di risolvere presto e bene la situazione, insomma, non la vedo poi così. Basta che non soffra. Certo. Quello basta che non soffra. Assolutamente sì. Ma per quello si possono usare tranquillamente tanti farmaci, è possibile anche usare l'omeopatia, al solito l'agopuntura, sì, che funziona molto bene, con quindi dei trattamenti non invasivi. Ok, allora ritornando al discorso di prima, no? Nel senso, adesso ci sono... Questo virus colpisce anche le persone. Anche gli esseri umani, sapesse. Quindi diarrea e tosse. Sì, esattamente. Diarrea, quindi andare dal veterinario, ma il cappotto va messo fuori perché... Dottore, va messo solamente se il cane è abituato a questo, nel senso che una volta che cominciamo a mettere il cappottino bisogna metterlo sempre. Perché, e poi stare attenti, come abbiamo detto tantissime volte, agli sbalzi di temperatura. Perché loro stanno in casa con i termosifoni. 20 e quindi... gradi, anzi a più, perché nell'ambiente possono essere 20 gradi, ma se dorme vicino a un radiatore oppure per terra dove passano i tubi del riscaldamento si riscaldano molto di più. Se noi andiamo in un ambiente caldo fuori a 0 gradi, meno 2, meno 3, come certo, ha fatto questi giorni, certo, insomma c'è uno sbalzo termico notevolissimo e quindi può dare dei problemi soprattutto alle prime vie respiratorie. Ecco, quindi insomma, se si mette il capotino, metterlo sempre. Assolutamente sì. Allora, ho preso un gattino di circa 3 mesi, randagio, e da sempre le orecchie sporche. Con cosa le pulisco? È Anna di Arezzo. Allora, prima di dire con cosa le pulisco, vediamo di capire, Il perché. Allora, normalmente nei gattini piccoli, se il cerume è color cioccolato, quindi color scuro, si pensa subito ad un'otite parassitaria. Aspetti, dottore, sì. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, prego, faccia pure la domanda, signora. Sono Stefania d'Arezzo, sì. Prego. Niente, io voglio sapere, siccome ho diagnosticato al mio cane la pancreatite. Sì. Che tipo? Volevo sapere più o meno, ecco, i sintomi, cioè la diagnostica che si può fare per sapere. Quanto tempo ha questo cane? Purtroppo non c'è più, aveva 11 anni e mezzo. Ah, ho capito. È per questo che la chiamo, perché è stata diagnosticata un po' troppo tardi, abbiamo provato a curarla, però. Ho capito. La pancreatite purtroppo è un'infiammazione, un'infezione, infiammazione del pancreas, che è un organo assolutamente indispensabile alla vita, e abbiamo notato che negli ultimi tempi veramente c'è un aumento molto alto delle pancreatiti, che si manifestano nelle maniere più varie. Se è cronica, c'è un malessere generale, il cane non sta bene, digerisce male, ha dei problemi. Però la cosa più pericolosa Vuole un bicchiere d'acqua, dottore? No, grazie. No. La cosa più pericolosa è una pancreatite acuta. La pancreatite acuta normalmente, in genere, spesso ha un esito fatale. È un bel problema. E anche come profilarsi, cioè nel fare qualche cosa prima, non è che si può fare molto se non stare attenti ad un'alimentazione sana e corretta, come al solito. Grazie, signora. Allora, finiamo il discorso, yes, di questo gattino che aveva il cerume, dice se è color cioccolato. Ecco, normalmente si tratta di otite parassitaria, cioè ci sono dei parassiti, degli acari che colonizzano l'orecchio, che stanno dentro l'orecchio. Normalmente i gattini ne prendono questa parassitosi dalla madre. I parassiti, stando dentro l'orecchio, provocano un'infiammazione, e l'orecchio come risponde all'infiammazione? Producendo cerume. Per difendersi, sì. Quindi si vede un cerume molto scuro,
che l'animale si gratta, ci possono essere anche delle lesioni esterne a forza, all'orecchio? Sì, a forza di grattarsi, delle lesioni esterne all'orecchio, e la diagnosi è abbastanza semplice, soprattutto se la fa il veterinario guardando con l'otoscopio e vede gli acari proprio camminare. La cura è semplicissima, ci sono delle gocce antiparassitarie da mettere dentro l'orecchio in 3 o 4 somministrazioni a giorni alterni. La storia è finita. Quindi puoi pulirli con un batuffolo di cotone, presumo un po' intriso di acqua. No, ci sono proprio dei preparati apposta per la pulizia dell'orecchio. Ah, ecco. Sì, con il cotton fioc, senza spingere il cerume in basso, insomma con un po' di accortezza. Come per i bambini, come per i bambini. Altra domanda che ci è arrivata. Allora, il mio cane, un bassotto a pelo ruvido di 3 anni, è molto aggressivo con gli altri cani. Mi è stato detto che la castrazione potrebbe aiutare a risolvere il problema. È vero? È Denise da Castiglione Fiorentino. La castrazione. Allora, la castrazione, cioè quindi il togliere i testicoli, può essere importante, può coadiuvare una minore aggressività, però non è detto che questo succeda, non può darsi benissimo che nonostante la castrazione il problema... Un educatore? Benissimo. Mi scusi, cioè, mi verrebbe da suggerire, mentre ora andiamo in pausa, gli faccio portare l'acqua, dottore. Meglio che della castrazione, se non è necessaria, voglio dire, andare da un educatore e capire perché questo cane può essere aggressivo, potrebbe essere una soluzione. Messe insieme anche tutte e 2 le cose. Pure. Va bene. Allora, noi andiamo un attimo in pausa, così facciamo bere il dottor Paolo Mizzolo, veterinario. Vi ricordo, in linea diretta, le migliori risposte alle vostre domande.